Questa sera, dopo una lunga selezione, si alterneranno sul palco le tre band finaliste, Alan Mutz, palco numero 5, Calista Divine. Alla fine della serata verrà proclamato il vincitore e il premio consiste in una produzione completa offerta da Front of House Factory. Buon divertimento e partiamo coi concerti. Gli Alan Mutz. Un servizio da te, un ballo rimane, un sagoma lieve, albergo di mare aperto per me. Albergo di mare, ti asciughi le mani nel sale col sole, con le mie coperte, col mazzo dal suolo aperto per me. Chiassuse, non vedere niente da vedere c'è.
accendi il tuo motore, gira in giostra raggi di biciclette, cingoli e turbine. Salta questa corda, monti c'è la romba e brucia di una vita. Guarda il volo del falco, dagli al cielo, spiega l'ali e l'aeroplano. Ferma, notte ferma, quest'uomo che corre. Sta volando in metà un cielo di cemento, in metà al cuore di un aeroplano. Tuona, il suo cuore suona, e no tuo aviatore, tu qui non puoi più volare. Ed ecco la cometa d'acciaio, lo schianto è buone. Il silenzio! Guarda il volo del falco, ora taglia il cielo, spiega l'ali aeroplano. We'll be right back.
Come prima cosa vorrei ringraziare le tre band perché per essere la prima edizione di un contest che nasce quest'anno abbiamo avuto un sacco di adesioni, un percorso lungo, impegnativo, ma sono convintissimo che stasera abbiamo avuto una finale di altissimo livello. Tre ottime band, una bella serata, un bel concerto, una bella sera di concerti, quindi in primis voglio ringraziare i ragazzi, tutti bravissimi, avete tutta la mia stima e il mio rispetto, massimo. In seconda battuta non mi nascondo, sono un po' a disagio, un forte imbarazzo perché è stata una scelta difficile, perché tutti i gruppi sono meritevoli, però noi dobbiamo sceglierne uno. E in questo caso, visto che abbiamo assistito a tre live assolutamente validissimi, pregnanti, coinvolgenti, la scelta è stata veramente difficile e mi dispiace perché due band su tre vanno a casa e mi dispiace un casino perché mi piacerebbe poter essere nella condizione di offrire lo stesso premio a tutte e tre le band perché se lo meritano tutte e tre, però questo non è possibile. E ci siamo consultati con i giurati, prima faccio un... mi sono dimenticato di farlo prima, così alziamo un po' la suspense. E volevo ringraziare la Fiera di San Lazzaro che ha ospitato la finale di Suona Diverso. Volevo organizzare tutte le persone che si sono sbattute con 40.000 gradi, con la pioggia, per fare in modo che tutte le eliminatorie si svolgessero correttamente. Tutte le persone, l'INTV, che hanno collaborato per avere supporto video e quant'altro, per cercare di costruire una rassegna che fosse il più possibile seria e professionale. Perché quello che poi noi abbiamo intenzione di fare con la band vincitrice sarà un percorso in cui si cercherà di lavorare in maniera seria e professionale. Mi verrebbe un po' da dire un percorso come se facciamo un po' una quindicina, ventina d'anni fa, una produzione alla vecchia, dove noi ci impegniamo oltre a coprire tutte quelle che sono le spese per la produzione reale dell'oggetto, quindi dell'album, a seguire la band passo passo, a consigliarla, quindi tutto un percorso di preproduzione che porterà poi all'album, eccetera eccetera. Quindi vabbè, siamo arrivati al momento topico, decretiamo il vincitore. La band vincitrice della prima edizione di Suona Diverso è... cazzo, non mi ricordo più. Yeah. Ok, i vincitori sono i Calista Divine. Comunque vi prego, fate un applauso della Madonna, palco numero 5 ad Alamut, perché sono entrambi bravissimi, se lo meritano, io spero in un futuro di poter lavorare anche con loro perché sono due ben bravissime. Vi assicuro è stata una scelta veramente difficile, sono da un lato felice per i Calista, dall'altro sono veramente dispiaciuto perché sia palco che Alamut meritavano anche loro. Però alla fine un vincitore ci doveva essere, il vincitore della prima edizione sono Calista Divine. Adesso tocca a voi. Venite qua. Allora, come vi sentite? Non nego che l'aspettavamo da tanto questa serata ed è finita nel migliore dei modi per noi, quindi siamo veramente contenti, siamo veramente soddisfatti. È veramente un anno di duro lavoro, veramente. Lui è il nostro papà adottivo, capito? Sarà il nostro papà adottivo e da qui in avanti. C'è una motivazione di fondo per cui hanno vinto? Vabbè, alla fine la motivazione di fondo è che sono la band che nel complesso ci ha emozionato di più. Cinematograficamente parlando avete una musica che spacca. Sì. A questo punto regalate immagini con la vostra musica. Credete che sia questo regali, quello che vi ha fatto vincere? Regali, sì. Io credo solo che sia un risultato che siamo davvero orgogliosi e noi mireremo a fare
un disco davvero che merita questo premio, sul serio. È un risultato per ognuno di noi. Per ognuno di noi è veramente importante. No, questo mettilo. Bene, un commento anche dagli altri. Io scoppio il cuore, ma stanno per terra. Io e lui siamo. È meglio lasciar parlare loro perché noi siamo troppo. Io ho ricevuto anche un regalo qua. No, felicissimi, ci siamo impegnati tanto e siamo veramente contenti. Quindi da domani inizia il lavoro. Beh, proprio domani no, che ci sono le vacanze, ma da settembre. Un po' di mare, ma poi. Po' di mare, così si preparano fisicamente, psicologicamente, ma da settembre iniziamo a lavorare per fare una roba da paura. Grande. Grande. Complimenti, grazie. Davvero. Grazie di cuore, grazie.